Tante contadine ora alle 4, no? Lo so. Cosa so posso fare per voi? Che la, la biodiversità. Sono appena, sono, sono appena rientrato da Washington, quindi ditemi. Un po' di jet lag. La, la biodiversità può essere un volano per le nuove economie nei paesi in via di sviluppo e per la tutela, insomma, anche dei, dei prodotti che rischiano di sparire. Assolutamente sì, noi dobbiamo garantire, soprattutto nel nostro paese, prodotti di qualità, quindi la, anche la differenziazione della produzione è utile per un paese come il nostro, e poi tutto quello che è bio va sostenuto. Con tempo bisogna anche sostenere l'industria agroalimentare, che rappresenta un punto di forza della nostra economia reale, un punto di forza delle nostre esportazioni. Ne parleremo anche la prossima settimana al G7 che si svolgerà a Reggio Calabria, il G7 del commercio internazionale, sarà uno, l'esportazione, la garanzia dell'esportazione sarà uno dei temi della sicurezza del trasporto dei prodotti che vengono esportati, saranno uno dei temi fondamentali in un momento internazionale delicato. Quindi andiamo avanti anche su, su questo tema. Assolutamente sì, sarà, io mi auguro che il prossimo commissario europeo sia espressione del Partito Popolare Europeo, proprio perché vogliamo che la nuova politica agricola insieme alla nuova politica industriale siano politiche certamente finalizzate anche a contrastare il cambiamento climatico, ma nello stesso tempo devono essere politiche che garantiscono la produzione agricola, la produzione industriale, tenendo conto anche della questione sociale. Quindi la scelta pragmatica è quella scelta corretta per l'ambientalismo. Non siamo né negazionisti né fondamentalisti alla Greta Thunberg. Io credo che la nuova Commissione europea debba imprimere una svolta, anche perché poi il maggior numero dei commissari sarà dell'area del Partito Popolare Europeo, quindi da questo punto di vista sono convinto che un cambiamento, grazie all'impegno dei popolari europei, ci sarà un cambiamento nelle politiche di contrasto al cambiamento climatico. Beh, Ministro, adesso è il momento di fare i nomi però, adesso questo è il momento di fare il nome dell'Italia per la nuova Commissione europea. Beh, prima bisogna avere il Presidente della Commissione europea eletto, poi si fanno i nomi, non è che si fanno i nomi quando il Presidente ancora non è eletto. Appena il Presidente verrà eletto ci saranno gli incontri con i diversi i governi, il Presidente del Consiglio parlerà con la von der Leyen, il Consiglio dei Ministri indicherà il commissario italiano. Noi, come è noto, chiediamo un portafoglio di peso e anche una vicepresidenza. Ora vedremo come procedono le trattative, ma siamo un paese fondatore, abbiamo sempre avuto noi la vicepresidenza, vediamo come cosa accadrà al termine della trattativa. Poi c'è prima però l'elezione del Presidente della Commissione, quindi dopo ci sarà un'azione che dovrà portare per il nostro paese ad ottenere il miglior risultato possibile, per far contare di più l'Italia, ma anche perché l'Italia possa dare un suo contributo fondamentale per i prossimi 5 anni di costruzione europea.